Buonasera al popolo di YouTube da parte di Chris Drake che, viste le circostanze, deve tenere la voce un po' più bassa del solito adesso. Allora, ricapitolando l'ultimo episodio, abbiamo sconfitto Heimdall e abbiamo salvato il fratello di Freya, Freyr. E siamo ritornati nell'accampamento di Freyr. Mi Eravamo dispiace. esattamente qua. È stato Birgir a trovarmi ferito nella giungla mentre cercavo la strada di ritorno. Mi ha sorvegliato mentre dormivo. Non l'ho mai ringraziato. Se vuoi ringraziarmi, non farti ricatturare. Promesso. Promesso. Abbiamo il diario del console. Grazie, Kratos. È proprio ciò che speravamo. Il console ha rischiato tutto per capire gli errori del nostro passato. E ora le sue lezioni potranno perdurare. Grazie, Kratos. Noi e gli elfi ce ne ricorderemo. Come continuano a ricordarsi il massacro tra di loro? Per tutti noi c'è una via verso la pace. Nessuno ha mai detto che è facile. Ok. Allora. Heimdall è morto. Bene. Ah sì? Senti, non so nulla di destino, ma so che Heimdall era come una macchia resistente e che puzzava pure. Se voleva far male al ragazzo, mi sta bene che non sia più vivo. Le norne non la vedevano proprio così. L'opinione di quelle tre zitelle non vale una scoreggia di capra in un uragano. Avete fatto ciò che dovevate, non dovete scusarvi. Scoreggia di capra in un uragano. Va bene. Spero che tu e il mini tu non abbiate buchi dove non vi servono. Allora, Noi stiamo bene. Oh, tesoro, non nel preoccuparti per lui. frattempo, prima Dato una di al di ripassata fuori delle subito dopo aver registrazioni, ho rattoppato e rimesso fatto in piedi l'ultimo Freya. potenziamento dell'ascia Vada Leviatano e si è scoperto che da questo punto in avanti è possibile comprare la polvere dei regni, almeno nel New Game Plus. Ok, penso che i dialoghi li abbiamo affrontati tutti. Sì. Elka è fuggita poco prima che tornassi. Dobbiamo decidere se abbandonare o meno il campo. Forse il luogo è stato Che cosa significa? Elka sente qualcosa. Forse è importante. Proviamo a seguirla. La storia del cane ci pensiamo dopo, però, eh. O almeno non ci penseremo adesso. Giusto per levarci il segnalino. Dove ci porti, Bella? Quindi, ora che vuoi fare? Non dobbiamo andare dritti a casa, vero? Oh yes. Beh, possiamo cercare Elka in un altro momento. Giusto, quello che stavo pensando anch'io. L'inseguimento del cagnolino maialone. Cagnolina maialona. Beh, messo giù così, cagnolina maialona, suono molto ambiguo. Facciamo finta di niente, va. Volevo dirvelo, nella biblioteca di Odino ho letto una cosa riguardo allo scopo del Gjallarhorn. Se suonato da un dio, il corno diffonde il suo richiamo tra i regni e armonizza lo spazio che li separa. Suonarlo dalle parti del tempio di Tyr sarebbe come aprire insieme tutte le torri del viaggio tra i regni. È un bel punto debole. Mi chiedo perché non l'abbia distrutto. Dei manufatti sfidano la distruzione. Bene, dobbiamo mettere al corrente Freya. Fortuna, Parla. mi sa, l'albero è cresciuto parecchio. E? E se cresce troppo, i rami rischiano di diventare pesanti e cadere, il che non è ideale, visto che sostengono tutti i regni. Non faccio il giardiniere. Non l'avrei mai detto. No, non ho bisogno di voi come giardiniere. Ma vi chiederei di tener d'occhio i cervi delle quattro stagioni.
Normalmente si nutrono dell'albero e lo tengono in ordine. Purtroppo Rancore ha deciso che sarebbe stato divertente convincere Arroganza a liberarli. Se doveste vedere i cervi durante i vostri viaggi, apprezzerei molto se mi aiutaste a riportarli a casa. Lo chiederei a uno dei miei scoiattoli spettrali, ma, beh, non fanno che mangiare il mangime che gli do. Immagino sia normale, dato che è il mangime più delizioso dei Nove Regni. A proposito, ecco del mangime. Dopo aver trovato un cervo, il mangime dovrebbe calmarli. Poi uno dei miei scoiattoli li riporterà qui. Sì, ma io voglio andare avanti. Va bene. Rancore ha detto che ero troppo pollo per liberarli. Ma io ovviamente non sono per niente un pollo. Per cui, come vedi, ecco cosa ho trovato. Chissà perché la cosa non mi stupisce. Sebbene che cuccioletti irrequieti. Abbiamo incontrato un'altra delle tue apparizioni emozionali. Era agitato e non ci ha detto il suo nome, però. Ah, probabilmente era ansia. Oh no, perché state parlando di me? Cosa ho fatto? Oh, se sapessi le cose che hanno detto su di te, terribili! Cosa? Oh cielo, oh cielo! Non è vero niente. Vergognati, Rancore. Sicuro? Sì, ansia, non stavamo dicendo nulla di male su di te. Ti stavo semplicemente presentando ai nostri amici avventurieri. Ah, persone! Beh, eccolo. Oh mio Dio, le persone sono dappertutto. Ah, tutti sono dappertutto. Bene, non vi tratterrò oltre, avete molto da fare. Anche perché non ho voglia di parlare con uno con dei disturbi della personalità e compulsionalità multiple. Lo sei sempre stato. Ehi, lei è la migliore. Troppi dialoghi. Siete tornati, gli eroi del momento. Io voglio sapere ogni cosa. E cioè, quando volete voi. Non sono io a comandare, non è vero? Ora riposa, lascia agire le erbe. Sì, oh, sì, le erbe, agiscono. Le erbe. Oh sì, agiscono molto bene. Perché tu migliori le cose. Da sempre. Da quando eravamo piccoli. Io trovo un nuovo modo per rovinare le cose. E tu, un modo per migliorarle. Beh, quello è proprio vero. Sai, che comandavamo Vanheim insieme, quando eravamo giovani? Eravamo un poco più grandi di te, in realtà. Beh, era lei a comandare. Io cercavo di rendere il tutto divertente. Il comando, non è proprio il mio forte, sinceramente. Davvero? A Vanheim avrei avuto un gruppo molto fedele. Beh, riesco a ispirare la gente. Forse. Sì, sì. È l'erba che ti ha ispirato, bro. Sai. Non so se si possa definire comando. È più una musa. Aspetta. Una cosa? Una musa. Me ne ha parlato mio padre. Nella sua terra ispiravano ogni genere di artista. Cosa? È stupendo. Ed è un lavoro. Oh, perché qui non esiste? Oh, sì, vorrei tanto farlo. In realtà credo fossero tutte idee. Dai, ma no, non è giusto, non è giusto. Io sarei portato per... Oh. Di che stavamo parlando? Yngwie, devi riposare, lo capisci? Devi farlo, ti prego. Ora basta. Sta zitto. Ok, mi dispiace. Ma qualcuno stava per raccontarci cos'è successo con Aim, vero? È morto. È questo che volevate fare? Pazienza. Il bro è talmente fatto che è convinto che rischiare la vita e rischiare la morte hanno lo stesso significato. Ed effettivamente è così. Ora, se non vi dispiace, vado avanti. Basta. Ho cincischiato troppo in questa parte. Ma guarda un po'. L'hai fatto davvero? E come? Per tutti i Nove Regni sei riuscito a uccidere Heimdall. Lo sto registrando. Sì. Che la lancia avrebbe funzionato. Allora, felice Ragnarok a tutti quanti. Yay.
È vero? Heimdall è morto? Non ci posso credere. Ora non si torna indietro. Odino aveva promesso la pace se tu non avessi più versato sangue a Aesir. Ho rifiutato quell'accordo. E lui l'ha onorato. Ma adesso... Ma cosa? Io e te sappiamo meglio di chiunque che Odino non mantiene le promesse. Ora abbiamo un vantaggio su di lui. Questo è il momento di attaccarlo. No. Nessuno di voi sa cosa ci aspetta. Per Odino la vendetta sarà l'unica cosa che conta. Non sarà l'unica cosa. La maschera. Qualsiasi sapere di Skiuda è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Se io tornassi ad Asgard, potrei usare... Vuoi tornare? Senti. Se potessi finire ciò che ho iniziato lì, risvegliare la maschera, avere risposte, forse sarebbe la via d'uscita. Ma devo tornarci presto, prima che capiscano cos'è successo. Atreus, tu sei a casa. Non ti farò correre altri rischi. Lui è a rischio anche qui, Kratos. Come tutti noi. Tutto ciò che facciamo o non facciamo è pericoloso ora. Odino ha bisogno di me. Si fida di me. Sarò al sicuro lì. Da un punto di vista tattico, ho torto? La cosa non mi piace, ma è la nostra mossa migliore. Distraendo la sua attenzione, guadagneremo tempo. E avremo anche un paio di occhi nella casa del nemico. Ma... se esiste davvero una fonte di conoscenza infinita... Un paio di occhi nella casa del nemico... Questa frase ha tutto un altro significato, ora che ci penso. Già, e una volta ottenuto da te ciò che vuole... Perderò ogni vantaggio. Ho capito. Starò allerta. Padre... Ce la posso fare. Ricorda la promessa. Ma anche tu. Loro due che brindano la mia salute. Spero che tu sappia quello che fai. Anche io, Sin. Beh, voglio sapere come tu ci sei riuscito. Come noi ci siamo riusciti. Sì, hai capito bene. Ed ecco com'è andato. Ma sta sciallo, bro, che sei tutto bro e sei tutto fatto, tutto bro. Probabilmente manava un forte odore di erba bruciata. Non posso farti ritornare senza questo. Un martello. La chiave, prego. Bonk. Se vuoi uscire da una brutta situazione, scaglia con forza e di Verghi. È mono uso. Verghi. Grazie, Sindri. Ma spero di non usarlo. Anch'io. Ok. Ok, Odino ha detto che Ugin mi avrebbe atteso nella capanna. Mimir, c'è altro che dovrei sapere di Odino? Magari qualche debolezza? Ad esempio che se gli tolgo la benda si disintegra? Già, ragazzo, non sarebbe! Ah, no. Scusa, Mimir, non riesco a imitarti. Ora devo arrangiarmi. Un altro personaggio con le crisi di personalità. Nice. Si parte... Fen? Sei tornato! Ehi!
questo è il tuo lupo. Ah! Smettila di sbucare così. Non è il momento. Se non è il momento, me ne vado. No, scusami. Lui è Fenrir. Tranquillo, Fen. Lei è... Avevo ragione sul tuo coltello. Bravo cagnolone. Lieta che tu abbia trovato un posto alla sua anima. Anch'io. Ehi, come hai fatto a trovarmi? Loki? Questa è la mia biglia. E dove sei diretto? Torno ad Asgard. Ehi, sono io che sto usando lui. Sì, certo. Angerboda, ascolta. Una volta arrivato alla fine, io conoscerò ogni cosa. Come salvare mio padre, come fermare il Ragnarok, e forse perfino far ritornare il nostro popolo. Loki, sono tutte quante nobili intenzioni. Ma lui è Odino. Tu ti fidi di me, vero? Certo che mi fido. Spero solo che la storia che stai scrivendo per te sia quella che vuoi davvero. Puoi prenderti cura di Fen mentre sarò via? Mi prenderò cura di lui. Vero, bello? Sii prudente, Loki. Sii prudente, Loki. Lancia la biglia che potrebbe contenere la sua anima. Va bene. Va bene. Solo aiutare Odino a completare la maschera, ma devo accertarmi che non ottenga risposte da essa. Facile, no? Forse nel suo studio. Back to Asgard, huh? Ah, oh, quanta attrezzatura. Che ci faccio? Ma non c'è niente da fare qua. Let's proceed. Scusate l'interruzione. Nessuna interruzione, tranquillo. Forse ti sta indagando, perciò la verità verrà presto a galla. Lo spero tanto. Meglio se vai. Milfona che non sei altro. Vediamo cosa dice Heimdall. Ah già, è vero, ha fatto la fine che si meritava. Ok, il panico non serve, controllalo. Adesso Atreus entra e fa ok, Heimdall, basta fare versi infantili. Per caso tu ne sai qualcosa? Niente di niente? Beh, insomma, lui era odiato da tutti. Certo, certo. Ma non è che hai visto qualcosa, qualcosa di rilevante? Insomma, lo sai, ha colpito Trud molto forte quando stavamo fuori. Forse qualcuno l'ha scoperto e si è vendicato, non saprei. Stai insinuando che mio figlio c'entri qualcosa? Non lo so. Davvero? Ho dovuto chiedertelo. Ma non ho mai creduto che tu c'entrassi qualcosa. Beh. Lieto che tu sia tornato.
Effettivamente Atreus non c'entra. Ora ho capito che cosa non andava. Ho tradotto male una parola. Ma davvero? Invece di oltre il grido del gelido respiro, c'è scritto il grido del primo respiro. Il posto è totalmente diverso. So dove si trova. Ce l'hai fatta di nuovo. Vai, prendi la maschera, prendi la spada, prendi il corvo e trova Thor. Andrete a Niflheim. Una spada molto felice. Poi mi chiedo perché fa dei versetti simili a Astrobot. Per caso sai dove è Thor? Già, immaginavo. Trud, scusa, ma il padre di tutti ha detto che devo andare a Niflheim con tuo padre. In giro non l'ho visto e mi chiedevo se sapessi dove si è cacciato. Non era con il nonno? No. Credo di sapere dove sia. Seguimi. Io... Ma cos'è tutto questo spreco di cibo? Parti di Heimdall. No, non qui. Hai ragione, dopo. Zitto. Un po' bruttina lei, E anche lui è un po' brutto, Elaim, ti ho detto che avrei aiutato tua madre a comprendere cosa significasse per te diventare una valchiria. Volevo dirti che ero serio. Non ci credo. E sei ancora vivo? Non l'ho ancora fatto, ma lo farò al mio ritorno. Dopo avrai tutto il tempo per infastidirla. Grazie, Loki. Questo qui c'ha già la scimmia addosso. È il galashumia, come si dice dalle mie parti. Dobbiamo consegnarle. Perché? Fallo e basta. Forza, di qua. Wow. Avanti, altrimenti non ti faranno entrare. Cerca in giro. Sarà qui. E che carattere, oh. Bro. Va bene. Non ce n'è uno sobrio qua. Thor. Le battute sull'Irlanda si sprecano. Forse questo non è un buon momento, perciò prenditela comoda, per me non c'è problema. Niente fretta, ma lo sapevo che eri qui. Che ci fai qui? Non dovresti stare qui. Tu non avresti dovuto portarla qui. Che stai facendo? Mi rilassa. Ho detto niente fretta? Yeah. Mi sa che invece dovremmo muoverci, vero? Non vogliamo che il padre di tutti... Piantala! Ha ragione. Dovreste muovervi. Non lo fare. Arrivi troppo tardi. Che si sappia che il dio del trono sa fare due cose: uccidere i giganti e pisciare i dromene. Pisciare i dromene! Sei d'accordo? Gli stamperò il mio Mjolnir sulla faccia. Non ci riesco. Questo non è da te. Beh, insomma. Thor,
Ugin ci sta aspettando fuori. Ti prego, perché non... Ho detto piantala, ragazzo. Il mio nome è... Risso. Cosa? No, io... Oh, ma dai. No, giuro che non è stata colpa... Ora basta! Quanto mi è mancato tutto questo! Sì. E tu che cacchio vuoi? Ah, che brutto non poter sparare le frecce. Che brutto farsi un male cane. Devo combattere da codardo. Ah, che morte brutta che ho fatto. Devo rifare la rissa. Ah, non ti fa fare l'attacco con la schivata all'indietro. Mi sembra giusto. No, questo sembra l'attacco con cui riesco a gestire meglio i gruppi di nemici. Aia! Non posso nemmeno fare le vocazioni uniche. Ho bisogno di quell'esplosione. Quella cura è stata sprecata. Ma che morte stupida che ho fatto. Ma sto pezzo qui è difficile farlo nel New Game Plus, cavolo. Ma no. Cazzo, devi farlo tutto noi un altro po'. Non oso paura a farlo, non oso pensare a farlo massimo alla difficoltà. Scusate se lo sto facendo in una maniera un po' brutta, ma è più critico di come lo ricordavo sto pezzo qua. Prendo le nostre armi!
Cavolo. Non posso usare la pietra della risoluzione perché il gioco mi considera come se fossi da solo. Porca miseria. Forse con l'attacco... Potresti dare una mano, non pensi? Tu pensi troppo. Scherziamo! Minchia. Cacchio, sei tosto sto pezzo qua così. Potresti dare una mano, non pensi? Contattere. Tu pensi troppo. Scherziamo. Ecco come posso esplodere sto pezzo di gioco. L'attacco in corsa. Power Slam. Come fai a stare ancora in piedi? Ok. Getting better. Ora spacca! Odino non si infuria, sei ucciso! Sono già morti, non possono mica morire di nuovo. Quasi mi ha mancato l'arco. Quasi. La sua testa. Che ne dici di ricominciare? Proprio ora. Metti giù. Scusate per il colpo, per gli starnuti. Che lotta. Ah.
Mi dispiace che tu l'abbia visto così. No, no, non importa. Davvero. Va bene che sono forte, ma dammi una mano. Dai, ci siamo quasi. Alzati. Trudy. Andrai a Niflheim con Loki. Ordine del padre di tutti. Alzati in piedi. Lo so che sei delusa. Io delusa? No, 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 no. Era una splendida rissa. Non riesci neanche a dire che ti dispiace, vero? Cos'è, un'altra promessa infranta? Nonno ti ha trattato di merda. Tu ne soffrivi, l'ho capito. Ma non puoi sempre... Noi siamo al tuo fianco. Mamma e io siamo al tuo fianco. Persino quando sei qui. Ti vogliamo bene e tu lo sai. Credevo che questo appartenesse al passato. Ho fatto un casino. Ti vado a prendere un po' d'acqua. Io sto bene. Hogan! Facciamo in fretta. Hai fretta di tornare ad Asgard? Portaci al pezzo di maschera. Allora, ora che abbiamo finito la parte della taverna di Bo, dove ce la siamo, abbiamo fatto botte con Lenny, Carl, Barney e forse anche Homer Simpson, io devo fermarmi qua a causa di un piccolo imprevisto. Non è nulla di grave, sta tutto a posto, state tranquilli, gente. Però comunque un discreto momento per fermarsi. Ci sta. Buona serata o buonanotte, a seconda di quando guarderete o quando caricherò questo video. Take care, folks, and goodbye and good night, bang.